Io entro sempre per far bene. Magari oggi ho avuto un po' più di tempo rispetto alle ultime partite, in cui sono stato impiegato solo per 7-8 minuti. Entro sempre con tanta cattiveria e tanta rabbia che ho dentro. È andata bene, ho fatto gol e siamo contenti. Ecco, questo gol ti dà molta fiducia. Sì, io a parte dal gol o non il gol, io lavoro sempre allo stesso modo. Lavoro per giocare la domenica. Poi il mister fa delle scelte, l'accetto e quando entro cerco di fare il massimo. Però io ho detto, lavoro sempre allo stesso modo per giocare. Grazie. No, guarda, nelle ultime settimane siamo abbastanza tranquilli e ci alleniamo al massimo per cercare di far contenti noi in primis e poi i tifosi, la gente e tutti, perché sembra che era da tanto tempo che non si vinceva qui e una cosa che ci sta a cuore anche a noi, era una cosa che ci stava a cuore vincere qua per portare gente allo stadio, per dare fiducia alla città e a tutti. Quindi oggi siamo riusciti, speriamo sia solo la prima. Allora, mister, la prima vittoria della sua gestione, in settimana lei aveva detto che aveva visto i ragazzi, che sta dando delle risposte positive e oggi i risultati si sono visti. Sì, è vero. Scusate un po', abbiamo concretizzato poco per il volume di gioco che abbiamo espresso, senza rischiare niente, non abbiamo mai rischiato. E poi nel secondo tempo ci siamo un pochino abbassati, però vedevo da parte dei ragazzi grande determinazione, grande voglia. Penso che il risultato sia giusto. Ecco, la cosa positiva è che il Foligno nel finale ha saputo soffrire, questo non succede da molto tempo. Sì, diciamo anche la prima partita quando siamo rimasti in 10 contro la Vigor Lamezia abbiamo sofferto, però oggi è vero, eravamo sul 3-0, cioè sul 2-0 quando hanno avuto delle opportunità, soprattutto per i nostri errori dovuti a quello che abbiamo commesso in campo, vedi l'espulsione di Biondi e il rigore che bisognava solo accompagnarlo fuori. Molto arrabbiato, poi martedì parlerò con il direttore dell'Ansada perché non possiamo compromettere una partita giocata come l'abbiamo giocata noi per una sciocchezza, perché non lo so quello che gli ha detto l'avversario, ma devi andare via, non ti devi avvicinare all'avversario. Là mi sono molto arrabbiato col ragazzo. Avevo detto all'inizio, no, che questo è un gruppo che per cercare di fare strada ho bisogno di tutti. Le dimostrazioni e come si devono comportare me le stanno dando quando subentrano, perché è importante chi subentra deve subentrare con il piglio giusto per dare una mano ai compagni. Loro sono freschi, sono contento per il gol che è venuto da quelle che sono subentrate, significa che erano concentrate e vogliosi di mettermi in difficoltà. Può essere la partita della svolta? No, noi questo non lo so. Io vedo da parte loro il massimo impegno settimana dopo settimana. Oggi abbiamo raccolto i 3 punti meritati. Adesso da martedì incominceremo a pensare alla partita prossima. Mister, come mai in settimana la formazione è stata praticamente una punta solo come vassallo di supporto, ha ridisegnato questo Foligno e infatti la sua mano si è vista? No, per quanto riguarda il discorso di una punta con un vassallo dietro, è perché avevo visto un po' degli avversari. Giocando con due davanti, molto probabilmente costringevamo i difensori a lanciare lungo. Invece dovevamo giocare palla a terra come abbiamo fatto bene il primo tempo e cercare vassallo dietro ai due mediani. Parecchie volte ci siamo riusciti, tante volte no, però ecco, per quel motivo ho fatto quella scelta. Allora, mister, una sconfitta che brucia, avete preso il secondo gol nel vostro momento migliore. Sì, ma anche sul primo gol siamo stati capaci di complicarci la vita da soli, anche perché eravamo in uscita, avevamo una palla tranquilla che dovevamo gestire in un modo migliore, abbiamo perso palla in uscita, poi l'arbitro ci ha fischiato questo calcio di rigore che ci ha un po' tagliato le gambe. Ecco, il primo quarto d'ora è stata una bellissima squadra, infatti sul calcio di rigore vi siete un pochino persi. Chiaro, chiaro che, ti ripeto, certe situazioni puoi prendere gol in questo modo quando magari potevi anche avere tu il pallino del gioco, prendere gol in questo modo ti taglia un po' le gambe, ti demoralizza un po'. Venivamo già da una sconfitta e
È chiaro che è sempre difficile poi recuperare un gol. Oggi, poi, i primi minuti fino al decimo avete avuto due grandi occasioni. Cosa? Decimo il primo tempo, due grandi occasioni per andare in vantaggio. Sì. Purtroppo capita che magari qualcuno magari doveva mettere altri tipi di scarpini perché si è scivolato in quell'occasione che eravamo soli davanti alla porta, poi un altro paio di occasioni che potevamo segnare. Purtroppo il calcio è così, quando a volte paghi delle situazioni in cui puoi andare in vantaggio, poi prendi gol su magari azioni che non hai rischiato e ti mettono in difficoltà perché ti tagliano le gambe.